continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola. E noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può suonare, non si può sbagliare, perché? Perché ci vuole orecchio. Certe cose ci vuole orecchio, e dal vivo non si può più cantare, l'orchestra ormai quattro battute dopo, i gatti hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono bianco e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare, perché? Perché? Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro al secchio, bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose, hey! Ci vuole orecchio, bisogna avere orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro al secchio, bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose ci vuole l'orecchio. Ci vedrete, ma il 22 dicembre inauguriamo la Salerno Reggio Calabria, tenetevi forti, e no, e a tutti quelli che hanno fatto o saremo costretti a fare un pezzo da Salerno Reggio Calabria, guido io, così anche se la strada va bene vi sentirete male lo stesso. Un'ultimissima domanda? Ah, pensavo fosse alla fine, avevo chiuso, no, per era l'ultimissima. Il 2016, però se lei guarda la variante di Valico, lo stesso o fu la variante di Valico, e la variante di Valico adesso è aperta, non c'è più Rocco Bilaccio in Italia, scherzo, perché non c'è più quel casello. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia. Noia.
So che non ci vedrete, ma il 22 dicembre inauguriamo la Salerno Reggio Calabria, tenetevi forti. E, no, e a tutti quelli che hanno fatto O, saremo costretti a fare un pezzo da Salerno Reggio Calabria, guido io, così anche se la strada va bene vi sentirete male lo stesso. Un'ultimissima domanda? Ah, pensavo fosse alla fine, avevo chiuso per... Era... L'ultimissima. Il 2016, però se lei guarda la variante di Valico, lo stesso O fu la variante di Valico. E la variante di Valico adesso è aperta. Non c'è più Rocco Bilaccio in Italia, scherzo, perché non c'è più quel casello. Malgrado voi, a Rocco Bilaccio... Ronco Bilaccio, quartier generale dei Pooh, che qui arruolarono Red Canzian. Ronco Bilaccio, torre d'avorio di Patti Pravo, che tra questi tornanti si ritirava a provare. Ronco Bilaccio, leitmotiv di Isoradio, con le sue code in A1 che bloccavano l'Italia. Ronco Bilaccio, terrazza facciata sui monti, tra Emilia e Toscana, oggi un deserto d'asfalto, isolato da tutto, dopo l'inaugurazione della variante di Valico lo scorso dicembre. Ci sono state, soprattutto nei periodi prima di Pasqua, periodo dell'esodo del luglio-agosto, c'era un lavoro da fare spavento. Un paese tagliato fuori dal mondo, come racconta Brunello Simoni, gestore dello storico Hotel Ronco, senza clienti, ha chiuso ed è partito. Finita, aperta la variante, siamo ridotti a zero, perché io poi ho chiuso, ma il ristorante che è rimasto aperto lì avrà fatto 6 o 7 persone, dal 24 dicembre a oggi, un mese cioè. Io ho conosciuto i Pooh, venivano, e mia moglie che allora lavorava già all'albergo, c'era quando c'erano loro. Speriamo che con l'estate, con la primavera estate, la gente preferisca passare dal fuori anziché nella galleria di 9 chilometri. Ecco, l'unica speranza è quella, capito? Malgrado voi, la gente ci amava. Un isolamento questo che rischia di costare caro anche 110 dipendenti delle aree di servizio est e ovest. In cassa integrazione rischiano di perdere il lavoro. Io ricordo che quando Isoradio diceva che c'era code fra Ronco Bilaccio, Barberino, Rioveggio, Pian del Voglio o viceversa, noi ci dava il tempo di prepararci, perché come si sbloccava la fila, cioè il flusso era il filmondo. La gente non riusciva a salire dalle scale che non entrava dentro al locale dall'afflusso che avevamo. Il lavoro è calato drasticamente, si parla del 70%. Sia io che mia moglie lavoriamo uno a est e uno a ovest, e siamo nella situazione di due che molto probabilmente perderanno il posto di lavoro. Una balena spiaggiata fa la solita sensazione. L'impressione è che quella che un tempo è stata tappa obbligata per gli italiani in movimento, oggi stia diventando un posto fantasma. E il vecchio di Ronco Bilaccio, con lo sguardo profondo e un fazzoletto al collo, che nel 78 cantava Venditti, si allontana sempre di più. So che non ci vedrete, ma il 22 dicembre inauguriamo la Salerno Reggio Calabria, tenetevi forti. E a tutti quelli che hanno fatto O, saremo costretti a fare un pezzo da Salerno Reggio Calabria, guido io. Così, anche se la strada va bene, vi sentirete male lo stesso. Un'ultimissima domanda? Pensavo fosse alla fine, avevo chiuso per... Era... L'ultimissima. Il 2016, però se lei guarda la variante di Valico, lo stesso O fu la variante di Valico. E la variante di Valico adesso è aperta. Non c'è più Ronco Bilaccio in Italia, scherzo, perché non c'è più quel casello. Malgrado voi, a Ronco Bilaccio...